Slot Zone. Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's on? Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte. In studio Elena Pelissetti. Prosegue il Torino Jazz Festival, tanti gli appuntamenti città oggi al Combo Plays The Meters, progetto del chitarrista italo-americano Martin Craig, accompagnato dai Black City, dedicato ai padri fondatori del funk di New Orleans, crocevia di mille culture e tradizioni diverse. Ben pochi in Italia propongono questo repertorio a tutto groove, un sound che ha influenzato leggende come James Brown e Herbie Hancock. L'opera jazz, il mestiere di vivere al bunker, attraverso questo progetto che unisce jazz e letteratura, si vuole dare corpo alla sonorità di una passione, nella convinzione che la diffusione dell'arte e della cultura sia un fattore indispensabile per lo sviluppo di un territorio di cui siamo parte integrante, musica di Gianni Virone e testo di Pierfrancesco Di Noia. All'educatorio della Provvidenza Wayne Scoffrey, sassofonista di matrice post-coltriana, solista tra i più apprezzati della scena jazz contemporanea, è ospite del trio del batterista partenopeo Elio Coppola, che nonostante la sua giovane età si sta facendo prepotentemente strada sulla scena jazz del territorio internazionale. Sul palco dell'Imbianchino, Mingus Project, che nasce come lezione concerto per le scuole sul tema del messaggio antirazzista delle composizioni di Charles Mingus. La formazione è guidata dall'arrangiatore e trombonista Alberto Borio, che fra un brano e l'altro spiega al pubblico le musiche eseguite e il contesto storico in cui provengono. In occasione della quarta edizione di Amicorti Film Festival, che premia quest'anno il documentario di Ennio Giuseppe Tornatore, al massimo proiezione speciale del film ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, più amato dal pubblico internazionale, due volte premio Oscar e autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Alle ore 18.30 al PAV, Parco Arte Vivente, inaugura questa sera Di Rame, Cera, Ferro, Glicini e Ghiaccio, Elena Mazzi, 10 anni. Di paesaggi olfattivi, laboratori e conversazioni. Mostra personale di Elena Mazzi a cura di Marco Scotini. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.